Quello che c'è dal mio piede destro al mio piede sinistro è un'idea di stratigrafia urbana. È stata intitolata una chiacchierata con l'archeologo l'iniziativa organizzata in Piazza del Popolo a Pesaro, dove sono affiorati tanti reperti e segni del passato nel cantiere che vede il rifacimento della pavimentazione durante l'appuntamento informale al quale hanno partecipato curiosi, studenti, appassionati di storia e diversi cittadini che in questi giorni si sono alternati dietro le transenne, sono stati raccontati i dettagli dei reperti rinvenuti. Questo angolo, ha puntualizzato la dottoressa Ralli, è stato aperto perché il massetto su cui devono posare i nuovi sanpietrini non era conservato in maniera ottimale e rimuovendolo a 18-20 cm dal piano di calpestio è emersa una situazione di complessità stratigrafica importante che nemmeno il georadar era riuscito a individuare a causa di una serie di sottoservizi piuttosto recenti. Vista la mancanza di dati archeologici, i lavori sono stati l'occasione per fare ulteriori indagini sotto la supervisione della soprintendenza. Per prima cosa, l'esperta ha illustrato le fondazioni murarie facenti parte degli edifici che si affacciavano sulla piazza quando non era così ampia. Si parla di un'epoca antecedente al 1500. Rinvenuti anche un pozzo, dei pezzi in ceramica e materiali risalenti al XIV secolo. Cerchiamo di datare queste strutture e sulla geometria delle buche tentare di capire un minimo di sviluppo planimetrico. Non sarà facile perché l'area è molto piccola, però ci proviamo. Invece, dall'altra parte della piazza, ha proseguito l'archeologa, è stata fatta un'ulteriore indagine esattamente dove Marche Multiservizi doveva posare delle tubature. Quella della fogna, quella dell'acqua, quella del gas. Quindi che cosa è successo? È successo che demolendo la spalletta della fogna ottocentesca si è trovato tutta la stratigrafia che quando hanno costruito la fogna esisteva in quel punto della piazza, per cui abbiamo trovato una sequenza di strati simili a quelli che vedete qua, con la differenza che si notavano molto bene delle fosse e delle ossa umane che fuoriuscivano. Quindi vuol dire che avevamo intercettato una situazione di sepolcreto. Infatti era stato individuato un sepolcro con più tombe e alcuni inumati erano stati sepolti all'interno della stessa fossa, le quali potevano essere riaperte e riutilizzate. Degli elementi in ferro, dei chiodi, quindi probabilmente questi defunti erano ospitati all'interno di casse. Si può dire che nell'atto dello scavo abbiamo notato alcune posizioni dello scheletro che suggeriscono la presenza di un sudario, quindi erano avvolti in un tessuto. Avevano le spalle leggermente incassate, le rotule rimanevano sulle ginocchia, vuol dire che in qualche modo si sono decomposti in maniera costretta e quindi diversamente avremmo trovato le ginocchia aperte. L'analisi sui resti ossei è iniziata dalla dottoressa Maria Cristina Serrangeli che ha scavato le ultime tre sepolture. Si tratta di un adulto, un adolescente e di un bambino di età compresa tra i 3 e i 5 anni, mentre le prime erano già state portate al museo e devono essere ancora visionate dall'esperta. Dopo la raccolta complessiva dei dati, come annunciato dall'assessore Pozzi, verrà convocata una conferenza stampa. È stata un'occasione per riscoprire anche un pezzo di storia della nostra città che non si conosceva, che non era emersa neanche con le prime fasi di indagini realizzate con il georadar nel mese di marzo. L'attività degli archeologi, ha poi assicurato Pozzi, non interferisce con i lavori che proseguono nel resto della piazza. Domani arriverà un'altra squadra che inizierà a posare i sanpietrini e le lastre in marmo giallo d'Istria. Questo tipo di lavorazioni avvengono sotto la direzione scientifica della sovrintendenza, però questo tipo di reperti, questo tipo di scoperte rimarrà nel sottosuolo, e anche perché è il miglior modo in questo modo per conservarle. Già abbiamo visto in questi giorni come queste aperture la mattina siano piene purtroppo di rifiuti portati dal vento, insomma, che si finiscono per depositarsi lì, che poi la mattina, ogni mattina gli archeologi ripuliscono. Quindi in questo momento abbiamo condiviso una serie di interventi assieme agli archeologi, insieme alla sovrintendenza, che poi consentiranno di riportare la piazza nella sua piena fruibilità.